Gotico, non gothic, i ragazzi di Piranha Bytes ce l'hanno fatta a portare su schermo la loro nuova fatica. You look like a man in need of a drink. Risen 2 Dark Waters sfrutta a dovere i lati migliori del predecessore, correggendo tutti quei difetti e quelle mancanze che aveva, a partire da un sistema di combattimento abbastanza rifinito. Volete scoprire quanto questo gioco di ruolo è per puristi e integralisti? Guardatevi la nostra video recensione. Se il primo capitolo di Risen ci aveva fatto fare la conoscenza dell'isola di Faranga e delle insidie nascoste al suo interno, il suo seguito, Risen 2 Dark Waters, ci presenta per intero l'inedito mondo di gioco creato da Piranha Bytes. Uno scenario oceanico dischiuso in una serie di isole tutte da esplorare, ma in cui il pericolo di creature mostruose e arrembaggi pirateschi è sempre in agguato. Tra numerose battaglie e rapporti diplomatici tra fazioni, lo scopo è quello di recuperare 4 artefatti che hanno scatenato una maledizione dopo essere stati trafugati da alcuni avidi capitani. Il giocatore parte così all'avventura esplorando spiagge tropicali, fortini militari e covi pirateschi. È evidente come sia cresciuta la componente piratesca che nel primo capitolo era solo accennata, mentre qui è invece al centro di tutto, con il nostro eroe che si trova a dover mediare tra pirati e soldati, vestendo proprio i panni del bucaniere caraibico. È indubbio che sotto molteplici aspetti l'opera di Piranha Bytes sembra avvicinarsi più a un action adventure con un gameplay estremamente profondo e variegato, piuttosto che a quegli RPG di stampo classico a cui la stessa software house tedesca ci aveva abituato negli anni. Il fulcro dell'azione è rappresentato dai duelli tra spadaccini con possibilità di bloccare la mira sull'avversario per poi scambiarsi mosse, parate e contromosse. Ma in Risen 2 Dark Waters questo viene ampliato da pistole, trucchi sporchi e persino da fucili e lance con inquadratura in prima persona. Il risultato purtroppo non è perfettamente bilanciato, probabilmente a causa della troppa differenza tra i vari tipi di combattimento. Inoltre il personaggio principale è molto più rigido rispetto a quanto visto nel primo capitolo della serie e i fucili consentono di sfruttare tutti i classici problemi di spostamento dell'intelligenza artificiale tipici dei titoli open world. Eppure l'insieme è credibile, nonostante la varietà di mostri sia scarsa e l'intelligenza artificiale piuttosto povera. Per bilanciare il tutto, gli sviluppatori hanno deciso che il giocatore non può parare i colpi dei mostri, ma può solo allontanarli con un calcio, il che ovviamente regala una grande rilevanza alla fase di avvicinamento e rende i fucili molto più utili delle spade. Il combattimento di spade, infatti, è pensato per gli scontri tra esseri umani, con vere e proprie combo di stoccata e pistola. In Risen 2 Dark Waters non mancano le classiche abilità di scasso, furto e crafting. La crescita del personaggio si basa su 5 caratteristiche che possono essere potenziate per un massimo di 8 livelli. Si va dalla competenza nelle lame e nelle armi da fuoco fino alla resistenza, all'astuzia e al voodoo. Ognuna di queste statistiche è collegata ad alcuni talenti che crescono in modo automatico, mentre a chiudere il cerchio ci sono le abilità, piatto forte dell'intera esperienza di ruolo di Risen 2 Dark Waters. Queste possono essere apprese esclusivamente attraverso i personaggi non giocanti sparsi per il mondo. È estremamente importante valutare bene cosa imparare, visto che senza acquisire abilità il personaggio non può contrattaccare, schivare o effettuare colpi critici. Risen 2 Dark Waters non è un gioco di ruolo estremamente aperto, né offre una vera e propria gestione del party. Il giocatore può infatti tornare a bordo della propria nave e decidere un personaggio dal quale farsi seguire. Ad arricchire il gameplay troviamo una serie di attività contestuali come duelli, mappe del tesoro, gare di tiro al bersaglio, bevute e anche trappole letali di vario genere da evitare con un quick time event. Tutti elementi realizzati in pieno stile piratesco e sostenuti da quello che è il maggior pregio del titolo, ovvero i dialoghi. Grazie allo stile vagamente cartoon dei personaggi, le situazioni piratesche di Risen 2 fanno quasi pensare a un Monkey Island in chiave RPG. Il tutto è molto meno assurdo e seminale, ovviamente, ma l'atmosfera piratesca tra sbronze e battute azzeccate permea ogni momento del titolo. Una parte del merito ovviamente va al comparto estetico, che offre scorci spettacolari e fa un uso decisamente azzeccato della profondità di campo, sia per gli oggetti vicini che per quelli lontani. Non mancano però svariati elementi negativi, a partire dagli interni che sono decisamente scarni e spesso male illuminati.
Per fortuna il titolo è ambientato per la maggior parte del tempo all'aperto e in questo caso a dominare è una vegetazione splendida e fitta con ombre complesse, animali in quantità, cascate gigantesche e grandi specchi d'acqua. In sostanza, Risen 2 Dark Waters appare un titolo abbastanza curato, con alti elevati e bassi più che sopportabili, ma purtroppo non si può chiudere un occhio sull'estremo pop-up che coinvolge moltissimi elementi del mondo di gioco. Dialoghi brillanti, tesori, leggende, duelli e mostri marini fanno di Risen 2 Dark Waters un'esperienza piratesca di primo livello. Il tutto grazie anche a un comparto tecnico ricercato in grado di regalare scorci visivi di grande intensità, ma non privi di difetti piuttosto marcati. Purtroppo la componente ruolistica è piuttosto limitata in alcuni frangenti e si nota una certa linearità più avanti nella quest principale, sebbene le possibilità non manchino e svariate situazioni offrano comunque la possibilità di scegliere l'approccio preferito. I puristi del genere storceranno sicuramente il naso di fronte ad alcune rinunce, ma il risultato è comunque pregevole e coinvolgente, a patto ovviamente di apprezzare il peculiare mix tra fantasy e galeoni spagnoli. Excellent idea. Tonka, Taiofi, Kuchos. Port side. Wait. Wait. Fire.